Ciao raga. Bella raga! Ciao ragazzi, in questo video ci siamo io, Swifter e Neox. Allora, in questo nuovo episodio di una nuova serie illustreremo, come potrete vedere nel titolo, la nuova mod Technic Pack. Secondo me, a parere mio, è una mod stupenda. Io non la considero una vera e propria mod, ma un altro tipo di Minecraft. Adesso passo la parola a Swift. Sì, come ha detto Jovisan, questo è un vero e proprio... cioè, un altro vero e proprio Minecraft. Infatti troveremo moltissimi oggetti nuovi, moltissimi metodi, ad esempio, di usare energia o di accumularla. Nuovi mob, soprattutto. La cosa più importante che dobbiamo dire, diciamo, che è appunto stiamo usando la mod di Luke 4316, che metteremo il canale in descrizione. E niente, in pratica lui è sempre Technic Pack, però ha aggiunto molte più mod che lo rendono ancora più bello. Ok, passo la parola a Neox, che aggiungerà qualcos'altro e commenterà l'inizio. Ok ragazzi, non vi dico come sembra bella perché non avrebbe molto senso, quindi ora creiamo il mondo, prendiamo un seed a caso, il vostro gioco più bello. Scrivi Luke 4316. E Luke, poverino, gli stanno chiudendo il canale. Per cosa poi? Perché ha scritto il suo titolo nelle tag. Vabbè, però parliamo di noi adesso. Parliamo mentre si crea il mondo, c'è lo spawn, la raccolta di legno, vorrei parlare un po' del canale. A dire la verità non ho preparato niente, però ne vorrei parlare un po'. Intanto, come saprete, noi siamo molti nel canale. Occhio al bello spawn. Come sapete, siamo molti. Il mondo tagliato a metà, sempre. Forse anche troppi, perché dato che la maggior parte dei video, anzi tutti oramai, sono fatti in tre, dato che questa è fatta in single player, dovremmo riunirci sempre tutti insieme. Sarà molto difficile. Cercheremo di fare 2-3 episodi e quindi poi Swifter, che è il nostro editor e caricatore, ve li manderà tutti. Diciamo che io e Jovisan abbiamo un po' di difficoltà a incontrarci sempre. Sì, soprattutto questo. Comunque, ora subito il primo suggerimento. Questa è una mixture mod, come abbiamo detto. Praticamente c'è un ragno. Ho sentito un ragno cadere, voi no? Vabbè, niente, no, non è una spada. Io voglio vedere chi di voi si fa prendere a pugni da un ragno. Stavo dicendo senza subire danno. Vabbè ragazzi, comunque sto dicendo, ora faremo molta un po' di legna. Non sarà... Si è reso. Oh mio Dio, bruciano zombie qui. Allora io consiglierei di andare a prendere velocemente la legna e iniziare a farci una casa provvisoria. No perché... Oh no, cosa? Facciamoci invece un'ascia, che con l'ascia distrugge tutti gli alberi. E qui ce ne sono davvero tanti. Anche un colpo ti fai solo stecchino, dai. E anche un colpo ci darà tipo 30 legna. Quindi vabbè, ti darà tutta la legna dell'albero. Ed è abbastanza, direi. Comunque, too many items non lo useremo e comunque non lo potremo usare perché, per chi non lo sapesse, crasha. Occhio, vedete quanta legna. Yeah! Comunque, cercheremo subito, e dico subito, degli alberi di gomma. Eccoci ragazzi, abbiamo avuto un leggerissimo problema tecnico, nulla che il nostro hacker Swifter non potesse rimediare. Non ditelo, è della CIA. Allora, come potete vedere, questa erba, questo tipo di blocco di dirt, non è del gioco proprio, però è Swifter che ha la mod Better Grass. Sì, infatti vediamo che qui la terra è collegata. Non è come spesso vediamo, diciamo, metà terra nel gioco normale. Ora Swifter un secondo lo leverà, così potrete notare facilmente la differenza. Vedete, video setting, andate in quality, better grass.
Vedete, ora si vede solo leggermente. E questa, diciamo, è meno reale. Infatti la rimposterà di nuovo com'era. Ok. Bene, comunque, basta parlare di noi. Parliamo del Let's Play. Il Let's Play, questo qui sarà uno in cui cercheremo di fare più puntate in un giorno. E quindi forse ne pubblicheremo un po' di meno. Perché con gli altri possiamo farlo ognuno da casetta propria. Qui proprio no. Ora battiamo questo albero di Natale gigante perché mi piace un sacco. Voglio batterlo. E dobbiamo trovare un posto abbastanza pianeggiante per fare la casa. Ecco, Swifter che si suicida. Sì, quando. Alla Peppina di Maiorca. Copyright, Tributo. ecco alberi di gomma, ben due, perfetto. Allora, potrete distinguere gli alberi di gomma perché sulla superficie ci sarà questo piccolo rettangolino. Le foglie saranno quasi sempre trasparenti, come potrei dire. Ci saranno sempre due o tre blocchi di foglie sopra là. Due, sempre due, scusate, sempre due. Sopra il legno superficiale. Bene, vabbè, ora aspettiamo nemmeno il Swift e risurge l'altro albero lì là sopra e aspettiamo dietro di te. E aspettiamo che cada qualche fogliolino. Comunque direi di farci una costruzione. Ah, scusate, scusate. Come potete vedere, la mod dell'ascia che se distruggi un blocco di un albero, se ne distruggono tutti, non funziona con gli alberi di gomma. Sì, ma quello che Swifter ci vuole fare notare è soprattutto che, guardate in mano cos'ha? Questa è della gomma che è messa nella fornace diventa gomma e nell'estrattore diventa tre pezzi di gomma. Ora, come vedete, c'è una medusa in acqua, fighissimo. Là sotto. Uccidiamola. Questo è un È un pesce. pesce. Quella è una medusa. Distrugge, dovresti darti gli slime. Lo Vabbè, stesso lo drop slime ball. dei slime. Strano, quella è. Ah, Ecco, si t'ha è avvelenato. avvelenato. Maledetta. Slime bomb! No, 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 questo non ti interessa. Le mante no, poverina. Poi quando avremo una pala prenderemo un po' di clay che ci serve per fare le alloy furnace. Che servono a tantissimo. Proprio Ora ne servono parleremo. a vivere. Parleremo più tardi di altri Ma non abbiamo nemmeno un albero. Ecco, come non detto, io parlo troppo. Vabbè, Alberello! dai, cerchiamo un posto abbastanza pianeggiante e iniziamo a farci la casetta. Allora, secondo me dovremmo scegliere questa, come si chiama? Questa La palude. palude, perché è abbastanza pianeggiante. Possiamo mettere dei blocchi sull'acqua per fare anche una piccola piattaforma, che ne dite? Ma a me come Cavolo. Scappa, tende a scappa. confondere. Ah, comunque, come abbiamo detto anche nel Povere. video degli animali, con il la. Mob, no, degli animali. Dei mob, scusa, scusa, Giovanni Sam. E il latte, se bevi un secchio di latte, oltre che ti dovrebbero crescere le ossa in una maniera incredibile, ma purtroppo Come il calcio. Minecraft ti aumenta il calcio e poi diventi come Maradona. No, comunque gli effetti del veleno diminuiscono. Guardate. Occhio, spaccatura. Questo è buono. Buono, buono. Lava. Non ho visto un minerale. Aspetta, affacciati di nuovo. Devo vedere almeno un minerale. Apatite. No, no, un No. minerale ho detto, non una caca. Non c'è niente! Scendi con la cascata. Ci siamo dimenticati di dirci che se si preme la virgola possiamo segnare un waypoint. Attenzione! Oh my! Ora è il momento che Swifter Ecco, crepa. ti ha preso in bocca. Adesso ti fa male. Ma che bello! Ma che Ah, surrealmente bello. stavo dicendo che se si preme la virgola si segnerà un waypoint. Ecco, In questo momento cerco codiglio, non ti conviene. ecco un alveare, come potete vedere. Sicura. Siete sicuri che è sicura questo posto, vero? La padula. Vabbè. No, la Sì, palude, ci sì. sono troppi coccodrilli. Ci sono pure due alberi di gomma biandati, è perfetto. Perfect. Ah, gli alberi di gomma si trasformanti danno solo tre assi di legno. Anziché quattro. Dai, ci sono già due alberi di gomma. Ah, negli alberi di gorra potete. Gorra. Ora costruiremo la casa. Prendiamo la cobblestone e poi la prendiamo per il pavimento o il marmo. Quindi Sì, per ora vabbè, dopo, dopo. costruiamo le mura. Bene, ragazzi, adesso aspettiamo giorno. Abbiamo fatto questo rifugio. Ma dove stiamo morendo di fame, ora si mangia Swifter due mele.
che abbiamo trovato distruggendo un albero. Ma dato che è notte, abbiamo 3 cuori, non andiamo fuori per trovare della cobblestone. Boh, forse scaviamo sotto casa, poi richiudiamo. Ci vediamo domani mattina. Eccoci ragazzi, lo sappiamo che non è giorno e che non vedete molto, ma stiamo facendo una fornace. Così mentre si cuoce la legna, si fa anche un po' di cose. Comunque, too many items abbiamo messo l'utility mode, perché prima c'era l'altro, quindi per non andare contro nessuno lo facciamo cuocere della legna. Non possiamo prendere niente come vedete, però non lo facciamo che, come chi avrà visto i video di Duke, crasherà il gioco. Però ci dovremmo fare il libro, la crafting guide, che servono 4 libri, 4 foglie e una crafting table. Quindi Quattro facendo... libri, quattro foglie. Fogli! Ah, scusate, Quindi scusate. ci servono... Aspettate, 3x4, 16 pezzi di bambù. Metti a cuocere l'elemento del carbone così fa anche un po' di luce. No, il rubber wood no. No, il legno normale ti serve, non dirmi che l'hai trasformato. Aspettiamo la mattina. Bene ragazzi, iniziamo che è giorno e come vedete sta gridando come un malato un lupo Fantasma mannaro. forse. Un lupo mannaro. Ci facciamo una spada. Sempre spada in mano, ragazzi. Uno zombie dietro di te. Zombie over here. Io andrei a prendere un po' di minerali. Io direi di esplorare la fatidica. Avanti. Io direi di mangiarci quel pezzo di carne che ti ha dato lo zombie molto gentilmente. La gunpowder. Vai! Mangia! Mangia! Abbiamo un... Ne ha piantato uno davanti casa. Ricordate che un albero di gomma deve avere sempre Scendi. 4 o 3 spazi disponibili, le aree circostanti per crescere. Bene ragazzi, ora stiamo scendendo giù. Invece di prendere la cascata, scendiamo così e avremo anche una scala naturale, non si sa mai. Qui c'è l'apatite che però lasciamo stare La perché patita. non ci interessa. Cerchiamo Marmo, carbone. potete vedere. Ah. Vabbè. Comunque, come sapete, col carco alle e la cobblestone, vi farà una polvere che ci farà failare di... E ci farò failare. Comunque, a parere Ok, mio, io preferisco un po' più questo gioco perché, a differenza di Minecraft, uno può trovare molti, molti di più minerali. un po', ma questa è la vita reale. Secondo me qualche nerd qui ci morirà, sì. No, ma davvero, cioè, sì. Imparerà a fare l'elettricista e fa, ragazzi, prendetemi un windmill. Cosa? No, è una cosa per fare energia con l'acqua, lo dico subito. Ragazzi, prendetemi un tritap. No, l'ho sbagliato nome, water wheel. No, 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 scendi giù oramai, oramai. Prendi il carbone. Oramai, oramai. Comunque, con il charcoal in basso a destra, la cobblestone intorno, si fa una polvere. Che oltre che serve un sacco, vi farà riparare anche gli oggetti di pietra. E dipende, se per esempio per la spada ci vogliono 2 pezzi di pietra, quindi ci vorranno 2 pezzi, 2 di queste polveri. Per il piccone 3, eccetera, eccetera. Invece, per esempio, per riparare gli oggetti di ferro, dovrete mettere nella crafting table o anche nel menu principale, nell'inventario, mettere vicino un pezzo di ferro e un pezzo di redstone, in qualsiasi ordine. E vi darà, mi sembra che si chiami Covalance Dust, che messa in determinate maniere nella crafting table, vi aggiusterà gli oggetti di ferro. E anche di tutti i minerali, smeraldo. Che allora io vi dico una cosa: il ferro non vi ci fate niente a parte se volete proprio un'armatura, perché vi servirà tantissimo. Gli attrezzi, finché non avete quelli elettrici, fateveli di smeraldo o Oppure di di zaffiro. zaffiro, di rubino. Anche se sono molto rari. Vabbè, No, non sono rari, si è trova abbastanza. più di sotto 16 di altezza, Ok, 6, non andiamo so. qui, cerchiamo, ecco, qui c'è a sinistra del copper, proprio lì, che il copper e il tin saranno abbastanza scarsi,
cioè, non saranno sono utilissimi. quasi, non sono molto rari, anzi, però sono molto utili. Vi serviranno a molto. Ora parlerò un po' di geofisica. Bene, allora po qua potete vedere un po' di carbone. Attento che cadi, Swiftor. E poi a parere mio, con l'aggiornamento della 1.2.3 è neanche più bello. Perché hanno messo anche, hanno incrementato anche qui l'intelligenza dei mob. Saranno più distruttivi. Sì, hanno implementato anche un nuovo suono alla lava che sembra quello degli slime. Non sappiamo se si sente adesso. Sì, si senti? Sì, si sente. In pratica è questo leggero, diciamo, come la lava reale. Va bene, ora chiudiamo sta lava che dà molto di impaccio, secondo me. No, con un pezzo di... Con un copper. Bene, il copper sarebbe il bronzo e il tin alluminio comunque. Giusto. Ora scendiamo su e giù. Scendiamo su e saliamo giù. Scendiamo giù. Vabbè, questi vitelli non ci passeranno un'ora nemmeno. Vedere davvero ora che ci mettiamo a fare legna. Vediamo l'ebbrezza delle caverne. Un Si sentono le topolino. grida. Fai una cosa, scendi dall'acqua, devi scendere dall'acqua. Metti un cubo qui. Bruttino sano. E ora vedi a che profondità sei. Uno slime viola. Viole! È daltonico. Ora vediamo qui attorno cosa c'è. Dove va, Swiffer? Dietro di te. E continuo di qua sotto. Non vedi quanta caverna c'è ancora. Non c'è niente. Ora scommessa che non c'è niente, perché devo fare una prima. Spawn! Oh mio Dio, c'è Oh my god! Oh my god! un nano vestito di diamante. Guardati dietro. Ti seguiva. Oh my god! Andiamo, aspetta, andiamo. C'è un nano vestito di diamante, facciamoli cadere tutti nella lava. Oddio santo! Un nano vestito di diamante! Un mini Steve! Oh mio Dio, è davvero un nano. Abbiamo trovato un dungeon, ragazzi! No! Oh, mi sembra che cadere. Ma è un mini Steve! Ora rompiamo. Rompiamo. Perché non può? No, l'hai fatto salire! Sai che forse ci droppa qualcosa di interesse. E ora lo esploriamo con la spada di legno. Però prima raccogliamo un po' di materiale. Con la spada di carbone. Abbiamo trovato dell'uranio, ma non ci serve. Vediamo di trovare qualche smeraldo o qualcosa del L'uranio ha genere. più utilità nel gioco. Per fare il reattore nucleare. Ci sono dei funghi rossi, ci potrebbero servire, perché sopra ci sono quelli neri. Marroni, scusate. In italiano è alfabetizzato. No, non credo. C'è un strano taglio. Sono. Alla destra. Un creeper! È un lupo mannaro del trasporto. Spada di ferro, che culo! Troppo raro! Che culo, ragazzi! Ma dove è andato a trovare uno che mi troppa la spada di ferro? Vediamo i funghi rossi. Anche l'altro. E dai, con la spada di ferro su dungeon si può esplorare. Facciamoci qualche torcia prima. Cacolino. Pefone, tasta qua lì hanno in bocca. E ora possiamo esplorarlo. Oro, non possiamo prenderlo. Ora lo rompo. Che mi importa? Metti una torcica, piazzi con una torcica. Ora ci mettiamo pure a copiare le battute, dai. Piazzo una torcia, ho detto, brutto. Ah, questo è il tempo della montata. Ovviamente sono il telefono per questo video, quindi aspettate un secondo.
raga, abbiamo fatto cambio visto che è suonato il telefono. Ora sarà Niox a giocare, così almeno si divertono Giusto, tutti. No, sana a commentare. non è inutile fare questa scenata. Ok, e ora vediamo Niox che raccoglie legna. Raccoglie legna. No, ho sbagliato, cobblestone. L'oro non lo possiamo prendere. Ok, mettiamo waypoint. Ha spento la torcia. Va bene. Ecco Dean. Metti altre torce perché meglio. Io direi di tornare su, visto che andiamo a organizzare un po' di cose. Ma vedi che c'è il dado. Vedi che c'è. Ecco. La Non tartaruga? era da là, l'altro. Interessantissimo. Non ha intenzione di muoversi quella tartaruga. Comunque, cominciamo ad andare. No, io non l'ho visto. Si vede che era più nascosto, più interno. No. Danger, danger. Di due. Lo posso vedere anche in alto a destra nell'area waypoint, che è una mod sempre messa da Luke. Ok, sta parlando della figlia di Luke, da poco nata. Gli facciamo anche noi i complimenti. Gli auguri, noi complimenti. Tutte cose. Auguri. Ok, torniamo su. Senti, Torniamo su. qui c'è qualcosa. Questo l'abbiamo droppato a Lupo Mannaro. Sì, l'abbiamo droppato da Lupo Mannaro, per chi non l'avesse sentito. Bene, la cosa più bella che ci potesse capitare. Ok, torniamo su la mia medesima volta di averlo detto. Cosa ho detto? No, non credo ci arriverei così. Ok, ragazzi, siamo tornati in superficie. Siamo imbattuti in dei mob. Come vedete c'è lo scorpione nuovo. Come un nuovo mob. Ci sono tre tipi di scorpioni, mi sembra. Quello verde, che può avvelenare. Quello blu e quello bianco, mi sembra. No, vabbè, no, scusate, ce ne sono solo due tipi. Uno, quello verde che avvelena e quello blu che. Vabbè, sono tre di tipi. Quello blu, quello marrone e quello verde. Ok, Quelli che fanno schifo. sono sempre Quelli che scorpioni. riproducono. Si riproduco. Comunque questi alveari che stiamo vedendo, appesi negli alberi o a terra, li potremo raccogliere solo con il martello che poi facciamo vedere come si crafta. E servono a. Cioè, dentro troveremo delle api che. Serviranno a fare degli oggetti utilissimi, come per esempio cioè a quanti ne so io, per esempio i condotti che si metteranno le api in una centrifuga. E questa centrifuga non lo so, cioè. Ok. Comunque non si mettono le api nella centrifuga, ma quello che ne produco. Ecco, perché lui deve sempre improvvisare troppo, va bene. Rieccoci, abbiamo sistemato l'inventario e la cesta e adesso facciamo il letto che abbiamo il legno necessario. Eccoli. In questo momento sentite bene la voce di Jovisan che è un po' lontano da me. E non si vuole avvicinare perché puzzo. Scherzo. Sono scomodo. È scomodo perché abbiamo un computer portatile quindi non si vede bene. Vabbè, a parte questo, noi ecco, stiamo craftando come si chiamano queste ciotole? Ecco, zuppe di funghi che verranno mangiate ovviamente, come tutti saprete. E daranno quattro cuori, mi pare. Proviamo a mangiarlo. Quattro cuori. Lasciamo così. Aspetta, come vediamo in alto a destra. Vedremo questi quattro pulsanti. Noi, nella cesta. Vedremo questi quattro pulsanti rapidi che serviranno a sistemare automaticamente in base al tipo l'inventario. O la cesta. Facciamo anche la cesta, un'altra cesta così abbiamo più spazio. Ok, come vediamo qua si vede meglio.
Ok, noi preferiamo Z, che sarebbe non so cosa sia. Come vedrete, verranno in mano automaticamente quelle piene. Infatti, quelle vuote, cioè, si sposteranno automaticamente. Questo funziona anche per esempio con gli altri arnesi come i picconi, le asce, le spade, le pale, le falci, mi sembra. Però, per esempio, voi dovrete avere due, sto facendo un esempio, due picconi di cobblestone. Se avete un piccone di cobblestone nella mano che vi finisce, vi andrà direttamente nella mano quello dall'inventario automaticamente, però deve essere sempre di cobblestone. Come avete visto, infatti abbiamo dormito nel frattempo che Jovisan parlava e abbiamo visto che qui il tempo passa normalmente, cioè non passa, diciamo, passa come nella realtà. Infatti, se dormiremo per molto calerà anche la fame, in base a quello come dovrebbe essere successo. In teoria, in pratica, velocizza il tempo il letto, come farebbe veramente. Abbiamo messo una pressure plate. Plates. Niente. Ah, ecco la gomma abbiamo fatto. Me lo stanno facendo notare perché stavo parlando per i fatti miei. Quindi la gomma. Non so, questa cosa è più tecnico Niox, quindi faremo parlare a lui. Allora, della gomma da dire c'è che serve a fare i fili, che servono a vivere, diciamo, in questo mondo. Ci sono due tipi di craft dei fili. Allora, per fare i fili sarà indispensabile il copper. Il rame, voglio dire. In inglese non parliamo. Quindi adesso Neox andrà a cuocere anche tre pezzi di rame. Ok, ora stiamo facendo un altro paio di fornaci. Niente, Jovisano ogni tanto si emoziona, sta zitto. Va bene. Queste ceste. Ora ne facciamo in più perché ci saranno molti materiali da cuocere. In seguito faremo anche la fornace elettrica che sfrutterà l'energia. Ok, mettiamo a cuocere tutti i materiali. Ok. Bene ragazzi, ora faremo vedere come promesso quella polvere che fa così, ecco, ne darà 40, che vi farà non potenziare, come riparare, ecco, per grazia, gli oggetti di pietra, ma serve pure per sistemiamo, ok, ora prendiamo uno stecchino. Circondiamolo di Covalence Dust. Covalence Dust. Ci farà questo. Living Rod. Living Rod, in questo caso purtroppo non funziona molto. Perché praticamente è ancora all'ultimo stadio. Comunque con le altre polveri che serviranno, che ci faremo poi in seguito, si potenzierà sempre più e ci dirà addirittura il valore dei materiali che si trovano dietro un muro. E quindi noi potremo scavare sapendo dove andare a scavare. Ora faccio vedere velocemente i fili. Poi. Boh, vediamo cosa fare. Allora, i fili si fanno così. Potete anche mettere della gomma sopra. Però, dato che noi non abbiamo 6 di gomma, facciamo così. Facciamo tutti di gomma. Questo è il primo metodo per craftare. Questo è il primo metodo per craftare i fili. Adesso, Neox vi farà vedere il secondo. Vai alla crafting table. È caduto il microfono. Allora, il secondo metodo sarebbe fare così e poi tutto il resto farlo di gomma. Però dato che non ce l'abbiamo, non possiamo farlo. Vabbè ragazzi, ora aspettiamo un momento, cerchiamo del bambù, che senza crafting guide comunque ci serve, va. Eccolo. Quanto ferro. Aspettate, non abbiamo il piccone.
Ok ragazzi, stiamo aumentando il tempo, ne abbiamo già raccolto un bel po'. Oh, ne sono cresciuti altri due. È da un po' che facciamo così, siamo esausti. Però ora possiamo far vedere in più. Sì, il mio italiano bellissimo. Comunque, possiamo farvi vedere come si crafta la crafting table guide. O crafting guide, table guide, Allora, quello che volete. trasferiamo cresciuto, perfetto. Lo andiamo a prendere e ora vi facciamo vedere come si fa. No, l'hai preso, l'hai preso. Ma non l'aveva preso. Ok, ci servivano altri fogli. prendiamo. Ora guardate. Ta da. Dan 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 dan. Crafting guide. Questo è il crafting guide, che praticamente ci servirà per craftare un sacco di cose. Ora guardate, prendo una crafting table perché vi faccio vedere una cosa. Mettendo così i bastoncini vi farà delle rotelle. Queste rotelle servono a tantissimo perché poi diventano di cobblestone, di ferro, di ora e dei suoi diamanti. Farà l'automatic in crafting guide. Ora vi faccio vedere una cosa. Stiamo craftando, che ne so, queste cose. Escono, giusto? Però, e dico però, se noi mettiamo questo, stiamo craftando il pollo, non lo so. Questo è caduto, ma questi due sono ancora dentro. Quindi noi possiamo craftare una cosa, questo mettiamo qui, ci craftiamo, ci siamo dimenticati di craftare una cosa, la prendiamo anche noi. Ora passiamo a questo, prendo col tasto destro, ci sono tutte le cose da craftare. Sono dei set item, mettiamo, vediamo, croc hide. Vedete, si possono mettere le armature. Quindi noi, ora ne abbiamo 4, vediamo se ce n'è qualcuno. Vedete come sto andando male qua? Ecco, 2, 3. Famigliola. Comunque questo della crafting guide è una mod sempre messa da Duke, perché in pratica nella versione di 1.2, nella versione di Minecraft 1.2.3 si è diciamo buggato too many item e non ci dà più la craft ma fa saving chunks e si blocca. Perciò useremo questo, diciamo, questa mod. Ah, giusto. E con Saving Chunks mi sembra si elimina anche il mondo. No, è perché in pratica a lui sarebbe stato un caso che si è eliminato il mondo, ma abbiamo testato personalmente e non si elimina. Però si, diciamo, crash e quindi è probabile che si cancellino dei salvataggi. Ne abbiamo 7 e ci possiamo fare i pantaloni. Potremmo fare cioè in seguito anche il Batpack, che in pratica è uno zainetto con dentro energia. Ad esempio per il drill, che sarebbe come si chiama, il trapano elettrico, che poi crafteremo. Quindi non faremo nessuna corazza di maglietta perché proprio prenderà questo spazio qui. Ora vedete che questi qui non hanno quasi nessuna difesa, ma è come usare la pelle. Comunque sono un po' più forti, dato che ci sono i coccodrilli qui. Cioè la palude alla fine è un po' un boss, guardate, la maggior parte è piano, ci sono coccodrilli. Vediamo se ci riusciamo a fare un elmetto o delle scarpe. Ecco, i coccodrilli poi vi prendono con la bocca, c'è la probabilità che vi lanciano in acqua. Poi nel mente però non potete costruire. Ok, siamo a uno che è caduto qui. Qui ci dovrebbe per un pezzo di tutto. Bene, ora vabbè, stiamo per finire il video, ora proviamo a mettere qualche coccodrillo e poi inizieremo a montare tutto. Comunque vi volevo parlare proprio con il mio padre, il canale che volevo vedere. Perché non è che so che facciamo video, ma
come sapete ora è aprile, quasi maggio, e ora ci sono le verifiche finali a scuola. Perché se ci rimandano, dato che noi siamo al liceo comunque, a me secca studiare tutto l'estate. Non ha più senso vivere questa roba profonda, fratello. Quindi cercheremo di fare un po' in meno di video, non per colpa vostra, per colpa nostra. Non è che ci abbiamo 20 iscritti. Ecco, questa è un'animazione del coccodrillo. Cosa deve fare? Cosa deve fare? E questo è Q. Questo ragazzi è molto meglio contro i coccodrilli. Vabbè, caro, è uno. Io ci ho provato. Ma forse i pantaloni qui durano di più quelli di coccodrillo. Non lo so. No. Comunque, se avete a volte delle chiazze di luce, sono questi cosi che fanno un po' di luce. Questi sono degli amuleti che volano, ma se li chiamiamo ci ammazzano sicuro. Noi in dubbio li lasciamo in pace. Sì, infatti cominceranno ad attaccarci dall'alto. Va bene, raga, noi possiamo dire che questa parte di video la concludiamo qua. E ci vediamo alle prossime puntate, anche se credo che questa puntata lunghissima la divideremo in due. Quindi probabilmente questa sarà la seconda parte del video. Quindi ci vediamo, ragazzi. Ciao ciao. Bella a tutti. Ciao ciao.